Bella a tutti ragazzi, sono Jackrom e bentornati su questo nuovo video di GTA 5 ragazzi. Oggi ragazzi siamo qui con Trevor perché praticamente la scorsa volta, nell'ultimo video di GTA 5, abbiamo fatto una missione con Trevor che è questo qui che abbiamo incontrato, sai, con quei punti interrogativi là, le missioni segrete. Praticamente questo qua ci ha detto di distruggere dei cartelli, ma io praticamente ora ho ricevuto un altro messaggio di Josh, si chiama, e leggiamo un po' cosa ci ha scritto. Hai così pochi cartelli in giro che uno potrebbe pensare che ha mollato il business immobiliare. Vieni a trovarmi al Billingslet Motel ALS, proprio questo hotel molto facile da ricordare. Quindi praticamente dovrebbe essere questo qua, perché vedo la G di Joss, quindi andiamo qua. Ok, perfetto, siamo arrivati a questo monotel, non lo so, hotel. Ok, si entra da qua, quindi vai, entra. Mettiamola qua e lo vedo. Ok, allora dobbiamo andare qua. Io esco la pistola, non si sa mai. Pistola. Ma è morto qualcuno, vedi? Ok. Hey. Hope you had a good time up there, Joel. Listen, I don't know if you feel up for it or anything, but maybe go give Lenny a wake up call. This is what he looks like, right here. Okay. Now I think you can find him. We're doing some shows over Rockford Hills today. I'll give him a wake up call. That's it. That's it. I love you. I love you. Love you, man. Love you. Ok, trova Air Rocky Seal. Allora, abbiamo... Non dico quello che ha appena fatto Trevor, perché meglio non dirlo. Però dobbiamo raggiungere questo qua, questa casa qui. Quindi ragazzi, ci vediamo direttamente lì. Oh, ci sta chiamando Josh. Tony, buddy, are you in Rockford Hills yet? Almost. Good, I forgot to tell you. Avery drives a green Comet. Don't worry, I'll find him. And after I scare the living shit out of this guy, I get some more, bouncy, right? Oh, yeah, of course. But Tony, listen, I kind of told him that you were coming. So much for the element of surprise. I want him to know who's behind the pain that he's about to experience. Listen, I gotta go. Don't let me down, bud. Ok, beh, fratto, non ho potuto leggere tanto perché... O penso a guidare o penso a parlare al telefono. Cioè penso a leggere cosa si dicono. Cioè, mentre stavano parlando non ho fatto l'incidente. Ora fa l'incidente. Vabbè. Allora, trova la Comet verde. Allora, una Comet verde. Allora, io la Comet la so riconoscere. Oh, l'ho trovata. L'ho trovata. Oh! Se la sto rubando, porca miseria. Ma io con il mio furgoncino come cavolo devo fare? Fermati, fermati! Minchia, ci ha tradito! Aspetta che io ti sparo con... Ragazzi, avevo perso un sacco di volte, quindi vi lascio direttamente quando l'ho preso, sennò il video è finito. Any worse than it already is. Stay
Josh's business, or next time I won't be so gentle. Okay, I got it. Ecco, ti do solamente un bel colpo di pistola. Ah, perfetto. Perfetto. Continuo, perfetto. O con le brutte o con le buone, la situazione si risolve sempre. E la comment me la prendo pure io. Beh, signori, che dirvi? Josh ci ha praticamente traditi. E io ora sinceramente non so cosa che missione fare. Io quindi io direi di andare su questo punto interrogativo. Praticamente ce ne sono un sacco, ma io preferirei prendere questo qua perché siamo vicini. Quindi ragazzi, ci vediamo direttamente quando stiamo lì. Ok, allora siamo praticamente arrivati, mancano 400 metri. E che dire, sono veramente rimasto che Josh, penso, sì, Josh era lui, ci ha praticamente traditi. Mamma mia. Vabbè, dai, allora andiamo a vedere questo punto interrogativo di che cosa parla, cioè cosa succede. Speriamo una... Ecco, io sono bravo a guidare. Allora, vediamo un po'. Perché sono dei vecchi che... Dei vecchi che sono? Just ignore us. Yes, don't mind us. Pretend we're not here. Gay. You're not. Jock. Grandmother. Actor and artist. I love your work. Oh, stunt double. Our favorite show. Mrs. Thornhill. Snap. Watch the birdie. Pretend to throttle me. Like you did on that poster you did. Yeah, okay, all that would be my pleasure. like that, huh? Yeah. Maybe something like this? Or like that? Huh? You like that? That's enough! Huh? You like that? Oh! Stop! Ooh. Please! Oh! Hey. Wow, that's quite a woman there, huh? We are not worthy. We're not worthy. We're not worthy. I'm not Jock, what's his name? Cranley. Big star in the 80s. We love celebs. That's why we came to Tinseltown. Yeah. Before we met you, we were trying to break in to Bruce Fade's house and steal his rubbish. The things the stars throw away. They're not like you or me. Mrs. Thornhill has the most unbelievable collection of celebrity underwear. And bathroom products. Things they've actually used themselves. You guys have a great vacation, right? I got it. We could do with some help. All this climbing over walls and rooting through bins. It's such a business. Nigel's got an arthritic knee. What do you mean? Just a few fine wood souvenirs for my museum. Look at this map. I mean, a lot of these places have famous people living in them. And some that are just hanging about. Bring us some things. I'd be very happy. America's the most wonderful people in the world, aren't they? The best! Ok. Vabbè, allora. Ok, hanno preso la macchina. Nuovo contatto Nigel. Di alcune celebrità durante i tuoi giri per la città sarebbe stupendo. Qualche informazione prese da riviste della signora Torlin. Pare che Will delle Lolfos sarà impegnato in un concerto a Tikwala per il suo ritorno sulle scene. Tardix attualmente si è preso un anno sabbatico e si sta rilassando nella sua residenza vicino alla collina. Karen Winge viene sospeso, avvisata fuori compresa insieme al suo cagnolino Dex delle parti di Rock Ears. Mark Fondrug gioca spesso al golf insieme al suo entourage al golf club. Potresti vedere di recuperare qualcosina per l'immigrazione in anticipo online. Quindi vedendo qua, noi dobbiamo andare su queste cose qua che sono quattro e non sono, diciamo, non sono tanto, sono quattro, sono facilmente, però con questa macchina tutta rotta non possiamo andare, quindi dobbiamo cambiare macchina. Perfetto, qua ce n'è appena una, esce la pistola. Oh, le parolacce no signora. E andiamo alla prima, che è questa qui, non mi ricordo più chi era. Ok, siamo arrivati, quindi dovrebbe essere qui. Grazie.
Vediamo un po'. E entro con la pistola. Rubo i vestiti di... Vediamo da questa parte. Devo scappare. Cazzo, ci sono le telecamere. Sa che devo andare. Devo andare da questa parte? Perché vediamo che vestiti. Ok. Vai, 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 vai. Cazzo, storditore. Hey! Who the fuck are you? Come on, we're both white trash. Don't pretend you don't need the perfetto. Ok, oh, gli sbirri. La polizia, la polizia, la polizia. Ora però mi prendo la pistola. Non li ho voluti sparare perché no. Vai, 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 vai. E devi scappare di qua. Ecco, dai, 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 dai. Vai, dai. Aspetta, vai, dai, 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 veloce, veloce, veloce. Scappa, 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 scappa. E vabbè, la porca. Oh, ma non li mette apposta, secondo me. Cioè, le macchine sbucano tutti dei angoli. Vabbè, dai. Io direi di nasconderci qua. Ah, passo, passo, si è minato. This is Nigel. Be quick, I'm roaming in the United States of America. It's me, you nutcase. I picked up some clothes from your friend Tyler Dixon. There's even a skid mark. What fantastic news! Wait till Mrs. Thornhill hears about this. Oh, she will be pleased as punch. Perfetto, il primo è fatto. Ole, missione completa. Io devo rubare questa macchina qua. Ok, storditore perché... Oh, già aperta. Sembra una macchina spagnola da... Vabbè. E andiamo alla seconda, che è praticamente questa qua, che è proprio vicinissimo, proprio dietro l'angolo. E andiamo qua, dai. Metti la macchina qua. Andiamo qui. Qua è chiuso. Qua è aperto. Oh cavoli, non sono mai entrato in un coso del genere. Secondo me è lui. Hey, that's okay. I want something more personal. Piss off, you twat, before I kick your ass. Pest mile. Aspetta, io l'ho pesto bene. Dai, alzati. Raccogli il dente duro. Perfetto. Beh, amico, mi dispiace. Ma un colpo in testa te lo do pure. Beh, basta perdere tempo, dai. Cazzo vuoi tu? Dai, dai, esci, esci. Dove cacchio? Ah, ecco, stavo dicendo. Madonna, entra su lento. Allora, pure io vuoi quella macchina del dopoguerra. Oh, la scattò la macchina. Scattò ora. Scendiamo un po' di qua. Madò. E tutti i pali ha preso, bravo. Vai, 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 vai. Vai, 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 che dobbiamo seminare, dai. Perfetto, seminati. Allora, intanto che lui chiama, io cambio macchina. Perfetto, missione completa, continuo. Ora, infatti uscire, grazie.
Allora, uno, il primo l'abbiamo... Ah, è finito? Ah, è finito, beh. Fa niente. Allora, il primo l'abbiamo praticamente dato dei colpi di taser. E il secondo l'abbiamo ucciso proprio. Va bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Come sempre, spolliciate, commentate, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. In questo video, come sempre, saluto Chris, Dominic e Giovanni. Vi ricordo di seguirmi su Instagram. Instagram lo state vedendo qua da qualche parte. Seguite anche su Instagram Chris, Dominic. E beh, da me, da Giacomo è tutto. Ciao ciao ragazzi.